L'anno scorso siamo arrivati fino a quasi la fine, avevamo vinto delle partite che forse non dovevamo vincere all'inizio, perché le prime partite sono quelle più delicate. Mi ricordano Taresco, dove abbiamo vinto e soffrimmo tantissimo, e quest'anno probabilmente in una partita dove non abbiamo subito 50 tiri a porta abbiamo preso due gol, ci sta, non succede niente, anzi ci prepareremo meglio per il campionato. Sappiamo che dobbiamo fare una partita a settimana e quella faremo. Adesso rinforzeremo la rosa, arriveranno altri giocatori e quindi ci prepareremo per il campionato. Rosa che a livello di over è stata rinforzata nelle ultime 2-3 settimane con l'arrivo dei vari Dolce, Moi, Fioretti, sono innesti importanti, chiaramente devono un po' conoscersi. Certo, certo, voglio dire, questo è stato uno dei problemi per cui oggi insomma eravamo in una condizione fisica non ottimale su tutti quanti i titolari, quindi sapevamo che dovevamo fare una partita e non avevamo tutti i giocatori al meglio. Però voglio dire, la Coppa porta via tante energie in un campionato. L'anno scorso abbiamo avuto questa esperienza, quest'anno abbiamo rischiato tra virgolette di poter fare le prime partite con una preparazione atletica ancora non sufficiente. È andata male, non succede niente. Le chiedo, visto che è la prima volta che ci sentiamo per la nuova stagione, qual è l'obiettivo di questo campionato per il Giulianova? Ma l'obiettivo di questo campionato è di fare una salvezza più tranquilla di quella dell'anno scorso. Quindi l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, quest'anno vogliamo salvarci prima e poi vediamo se riusciamo ad arrivare fin sotto ai fatidici playoff, ci arriveremo, cercheremo di fare il meglio possibile, ecco, però dobbiamo salvarci il prima possibile.